Benvenuti a questa edizione del telegiornale. La telefonata Trump-Zelensky, fammi un favore, indaga su Biden. Caccia alle streghe, nessuna pressione. Diffuso il testo del colloquio durante il quale il presidente degli Stati Uniti domandò di riaprire un'indagine sull'ex vicepresidente e suo figlio. Il capo della Casa Bianca si difende e caccia alle streghe. Anche il leader di Kiev smentisce: solo mio figlio può farmi pressioni. Hillary Clinton dice sì all'impeachment, ma i mercati non ci credono. Wall Street in rialzo dopo la chiusura negativa dei listini europei. ONU, rischio catastrofi a causa dell'effetto serra. Entro il 2050 la crescita del livello degli oceani e lo scioglimento dei ghiacciai potrebbe avere effetti devastanti su molte megalopoli costiere e piccole nazioni insulari. Allarme ghiacciai, il Plabisciensk monitorato dal radar. Da domani scatta il sistema di previsione. La regione dice lo scenario ipotizzato è di un possibile crollo di 250.000 metri cubi alla velocità di caduta a valle di 80 secondi. Brexit riapre il Parlamento, bufera sul procuratore Cox. L'Attorney General, legato a Boko, aveva lanciato un durissimo attacco contro la Camera dei Comuni. Troppo codardi per andare al voto anticipato. Le opposizioni insorgono. Israele, Netanyahu incaricato di formare il nuovo governo. La scelta del presidente Rivlin dopo l'incontro con il primo ministro uscente e il suo rivale Benny Gantz. Taglio dei parlamentari il 7 ottobre in aula alla Camera. Di Maio sarà la prova della lealtà del PD e un successo di tutto il governo. Di Maio smentisce la fronda, un malinteso quella raccolta firme. Il capo politico 5 Stelle, solo una procedura interna per modificare lo statuto. Il gruppo 5 Stelle al Senato, uniti e compatti. Legge elettorale, lunedì la Lega deposita il quesito in Cassazione. L'obiettivo è eliminare la parte proporzionale del Rosatellum, via libera dalle regioni Veneto e Sardegna. DEF a Montecitorio il 10 ottobre. Lotta all'evasione per ridurre le tasse. Forse già lunedì la nota di aggiornamento in CDM, Consiglio dei Ministri. Stragi di mafia, Berlusconi indagato a Firenze insieme a Dell'Utri. Alla base dell'inchiesta le intercettazioni in carcere del boss di Brancaccio Giuseppe Graviano. Mattarella dice combattere l'indifferenza verso la mafia e resistere alle intimidazioni. Influenza in arrivo, attesi 6 milioni di italiani a letto. Isolato a Parma il virus stagionale, da raffreddore oltre i 38 gradi, con sintomi sistemici e respiratori. L'ONU dice Italia maglia nera per resistenza agli antibiotici, 10.000 morti all'anno. Fonti rinnovabili, accordo Eni Mainstream, Renewable Power, l'intesa per progetti da sviluppare in Africa, sud-est asiatico e Regno Unito, inaugurata a Gela, bioraffineria. Grazie per aver ascoltato questa edizione del telegiornale, vi rimando alla prossima, arrivederci.